Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video di Miriam Mr. SCP. Oggi parleremo dell'SCP-582, chiamato anche un fascio di storia. Cassa e l'oggetto Keter. due specie di contenimento. A causa dell'alto rischio di diffusione memetica, tutte le informazioni potenti da specifiche di contenimento di SCP-582-DELTA, che sono state giudicate ad elementi a diffuso delle meme nell'azione manifestazione e storia abilità. devono essere Gestiti esclusivamente dalla squadra speciale di Intelligence Corpo nella notte. L'accesso agli archivi di sicurezza 582 di persona esterna è permesso solo se approvato dal voto di due terzi del Consiglio 5. Tutti i maggiori motori di ricerca internet devono essere monitorati per evitare qualsiasi riferimento a SCP 582. e ogni suo nome conosciuto da copie di tutti i media negativi di SCP-582 devono essere depositati negli archivi di sicurezza 582. Le sorgenti originali di questi materiali, di tutte le registrazioni dei responsabili della creazione di questi materiali, sono da cancellare come, come sottolineato nel documento 532RP. Descrizione. SCP-532 è un membro adattabile ed autopropagante in forma ad un'entità più spesso definita come abilità primaria di SCP-532 e la capacità di modificare passivamente la realtà. Quasi si è reso conto, immaginare scritto su SCP-532 diventerà una registrazione reale di una manifestazione di quell'entità, in cui SCP-532 è seguita a tutte le azioni attribuite ad essa nella narrazione. Queste manifestazioni possono accadere in qualunque luogo o momento: se nessun orario o luogo è specificato, esso si manifesterà ogni volta che le condizioni esterne coincidono con i criteri di narratore. I dettagli dati da SCP-582 sono permanenti e cumulativi. Se un racconto, racconto contiene descrizioni che contraddicono i dettagli prestabiliti, essi non avranno effetto su SCP-582, oppure l'effetto sarà ridotto ad un luogo dove tali eventi potrebbero accadere. A causa di questo effetto, attualmente SCP-582 gode di consistenti descrizioni, seppur generali. A caso dell'uso che ne hanno fatto molti avvicinatori, sia prima che dopo la sua scoperta, da parte della Fondazione, le effettività di SCP-582 all'interno della narrazione sono vaghe e mancano di dettagli. Il formato più comune di una storia scrive le conseguenze di una manifestazione di SCP-582, piuttosto che una spiegazione o giustificazione degli eventi è noto che SCP-582 è capace di apparire e scomparire regolarmente, in qualsiasi luogo ed da qualunque orario, e che nessun metodo di terminare o danneggiare SCP-582 in una reazione ha avuto successo. Questa dovrebbe essere una nota in teoria. A tutti è molto bene, nota bene, SCP-582 è una reazione, non ha mostrato alcun segno di coscienza pronta qualsiasi cosa abbia detto fatto, o fatto, pensate è perché qualcuno ha scritto di che doveva farlo. Se il video ti è piaciuto mi lasciare un bel mi piace e di continuare a seguire la serie. Per questo video è tutto, noi ci vediamo alla prossima!